Omicidio, rapina a mano armata, traffico di stupefacenti, una giovane vita segnata dalla violenza. A soli 32 anni, Daniel Luis da Silva ha già sulle spalle l'esperienza terribile di 10 anni da detenuto vissuti in una prigione comune brasiliana. Un'esperienza terribile. Un'esperienza terribile. Sono rimasto per 10 anni in una cella di 4 metri quadrati, con alimenti, con i vermi, con torture, ci menavano molto spesso. Molto problemi di salute, i carcerati si trasmettono molte malattie uno con l'altro dentro il carcere comune. E la cosa peggiore è che uno è veramente totalmente abbandonato, è una persona dimenticata dietro le sbarre. Si è ormai convinto lui stesso di essere irrecuperabile, ma un giudice la pensa diversamente e lo destina ad un APAC, una struttura alternativa al carcere gestita da un ente senza fini di lucro che si propone di recuperare il detenuto, di uccidere il criminale e salvare l'uomo. Io ero considerato da parte del giudice e del direttore del carcere una persona irrecuperabile, ma il giudice dell'ultimo carcere diceva: ma non è possibile che qualcuno nasca un bandito. E quindi lui aveva una speranza che io potevo cambiare, ma io non riconoscevo che questo era possibile in me stesso. Questo giudice non ha mai smesso di sperare che io potessi cambiare. Dopo 10 anni che stavo scontando la pena nelle prigioni comuni, questo giudice mi ha mandato in una PAC. In tutta la vita nessuno aveva dato fiducia alla mia persona. Quando sono arrivato nella PAC, diciamo, le manette che avevo le avevo nel cuore, non tanto nelle mani, era il cuore che era preso. La prima volta, dopo 27 anni della vita, ho visto che qualcuno mi amava, qualcuno aveva interesse in me. E io ho percepito che dovevo dare una retribuzione a questi volontari che stavano lì in modo totalmente gratuito per aiutarmi. Letteralmente nada. Il metodo APAC è diffuso in tutto il mondo e le strutture gestite da APAC sono più di 100 nel solo Brasile, dove sono state incontrate dalla ONG AVSI e portate al meeting di Rimini per fare conoscere anche in Italia una prigione dalla quale i detenuti non vogliono fuggire. Perché nel sistema comune loro creano delle condizioni perché la persona sia sempre più violenta. Uno torna perché ha rubato una gallina e diventa un grande omicida. Quando uno entra nella PAC, la sua esperienza, vede una frase che dice: qui entra l'uomo, il delitto rimane fuori. E quindi tutto quello che noi, che veniamo da comunità, situazioni molto complicate, non abbiamo ricevuto, lo riceviamo nella PAC e soprattutto riceviamo quell'amore che non abbiamo mai avuto durante tutta la vita. E aí descobrimos o que é o amor.